Esistono persone particolarmente attente e sensibili che investono il proprio tempo di vita fiduciose di favorire i cambiamenti positivi della realtà che vivono. Evolvono, lavorano in gruppo, concentrandosi sulla ricchezza dei rapporti umani. Abitano con professionalità le comunità terapeutiche, luoghi in cui chi cade viene aiutato a rialzarsi con forza. Padre Lino, che cos'è effettivamente una comunità terapeutica? Beh, la comunità terapeutica non è certamente l'ultimo stadio, l'unica possibilità che si dà ai tossicodipendenti. Comunque sono quelle strutture che si adoperano perché l'utente ha il riparo da rischi e pericoli che ci sono fuori, in un ambiente tutelato e custodito viene messo nelle condizioni di poter tranquillamente, con tutte le difficoltà che ci sono, tranquillamente in atto o in moto tutte quelle peculiarità che sono in ogni uomo, sono sopite, aiutato naturalmente da quelli che hanno questo scopo principale, quello di aiutarli in un atteggiamento di introspezione, perché possono venire fuori tutte quelle cause, quei motivi che hanno portato il giovane all'uso e all'abuso delle droghe. Come si fa ad entrare in una comunità terapeutica come la tua? Beh, l'ingresso non è facile, soprattutto per l'utente, il quale capisce che è l'ultima spiaggia che gli si consente. Comunque deve entrare in rapporto con noi, deve sottoporsi a dei colloqui di preparazione, quanto poi noi ci rendiamo conto che c'è un minimo di buona volontà a voler intraprendere un programma, lo ammettiamo in comunità, da quel momento lui rompe con il mondo e inizia con una realtà nuova. In che cosa consiste questo percorso terapeutico e quanto dura? Beh, innanzitutto cominciamo dalla seconda domanda, che è quella molto più difficile da accettare da parte dei tossicodipendenti. Dura quanto Dio vuole, e soltanto Lui lo sa. Generalmente però i tempi tecnici sono circa 3 anni. Allora ci sono 3 fasi. La prima fase è quella dell'inserimento, la seconda fase è quella della residenza, la terza è quella della messa alla prova all'esterno, facendo degli ingressi, cioè dell'andare nel mondo e nel ritornare, portare l'esperienza. E questo è il terzo periodo, cosiddetto del reinserimento, che è quello molto più difficile, è quello che ci dà in qualche modo la prova che da parte di questo soggetto ci sta una certa propensione, una certa esposizione, vorresti veramente misurare con una vita totalmente diversa da quelle che faceva prima. Sarai in comunità, lontano dalla famiglia, è un'esperienza dura. Che spazio lasciate alle famiglie? Molto dura, perché tra l'utente e la famiglia si stabilisce sempre questo rapporto empatico, che ci stanno tra genitori, eccetera. Ecco, le famiglie devono però sottostare tutto quello che è il nostro programma, ci sono i tempi tecnici, ci sono i momenti in cui i ragazzi possono entrare in relazione con le famiglie attraverso le telefonate, non è possibile avere telefonini da parte loro, e quanto poi lo staff ritiene che ci sia il momento perché ci sia anche un rapporto viso a viso, i genitori vengono invitati in comunità per un giorno e così incominciamo noi a ristabilire, a ritessere quella tela di Penelope che era molto sfilacciata. Ecco, infine volevo chiederti, qualora si raggiungesse il benessere, qual è il segreto secondo te che vivi questi ragazzi per ritrovare un benessere anche fuori e nella comunità sociale? Allora, è molto difficile, perché il mondo e l'uso della droga ti modifica completamente. Segni particolari di ravvedimento non ce ne sono, se non la volontà che non riusciamo a vedere in questo ragazzo di voler veramente misurare con le difficoltà che lui incontrerà, perché a lui non viene risparmiato assolutamente niente. Certo ci sono dei segnali in cui noi che ci danno un po' di ottimismo, altri segnali che ci danno un po' di trepidazione. Questo non significa però che noi non dobbiamo buttarli nella mischia, perché prima o poi comunque questo deve avvenire. E certo, dopo 3 anni noi riusciamo a capire quanta volontà c'è
e che cosa bisogna fare, perché comunque non vanno messi così mandati allo sbaraglio, devono mantenere sempre un rapporto con la comunità. Per qualsiasi momento la comunità c'è, vogliono tornare per 10 giorni, per un giorno, per un po' come i discepoli che Gesù manda e dice andate a predicare, per tornare dice Gesù che avete fatto, che avete detto, e beh, ognuno racconta la sua esperienza, e così è questa. Tanti anni che ti occupi di questa cosa, qual è il tesoro che raccogli? Il tesoro che raccogli è un tesoro nascosto che bisogna scoprire di volta in volta, e che è certamente non c'è un'abbondanza di tesori. Diciamo che la vita, comunque, questo è il mio motto, la vita è una cosa sacra, è una cosa bella. Anche se noi recuperassimo 1, 2, 3 o 4 persone già sarebbe tanto, perché oggi, a causa delle droghe cosiddette sintetiche, sempre meno giovani si recuperano, perché i danni che queste droghe fanno sono veramente devastanti. E purtroppo quello che ascoltiamo in questi giorni ci dà la chiara dimensione di quello che succede. Si perde la capacità proprio di intendere, di volere. D'altra parte, la nostra, questa di Toro, è una comunità per cosiddetti doppia diagnosi, cioè soggetti che per aver usato droghe, tutte le droghe o droghe sintetiche, oppure i medicinali, psicofarmaci, hanno slatentizzato, hanno messo fuori delle problematiche che afferiscono al mondo della psichiatria. A quel punto riusciranno i nostri eroi? Sarà molto difficile, però noi tendiamo a dare un buon rapporto col farmaco. Se riescono ad averlo, ecco, possono fare anche una vita, diciamo, abbastanza normale e dignitosa. Grazie mille per il tuo lavoro e grazie per la tua missione. Grazie a voi. Di Elia prima di affrontare il percorso terapeutico qui in questa comunità? Bella domanda, com'era? Era appena uscito dal carcere, sai, l'approccio di ritornare per di qua per la seconda volta è stato sempre un po' imbarazzante, un po' con la consapevolezza che ce la devo mettere tutta, perché prima o poi bisogna dare una svolta. Però il mondo fuori, come si dice, è crudele, è una battaglia continua, e per tornare alla normalità bisogna ancora farne di strada, ma parecchia. Perché noi sappiamo che tu un pezzo di strada l'hai già fatto e l'hai fatto bene. Come si diventa a un certo punto, mentre uno vive normalmente, a diventare consumatore costante di sostanze stupefacenti? Come si diventa? Ti annulli in tutto e per tutto. Cioè, non c'è più la vita a tua mano, un briciolo di dignità, niente. Diventi il nulla, mischiato al niente proprio. La tua decisione poi di vivere questa bellissima comunità, il cammino difficile, la ripresa. Hai creato una famiglia, Elia, sei stato capace di creare una famiglia. Quello sì, quella è forse la soddisfazione più grande che ho. Però, come si dice, è una lotta continua, si inciampa, ricadi, si rialzi, cerchi di andare sempre avanti, perché, ripeto, qui dentro siamo, come si dice, dentro una cupola. Però a parte di fuori è molto più difficile vivere. Hai avuto un grande dono da Dio, un cuore nuovo, quello di tua figlia. Sì. Devi lavorare per questo e andare avanti. A quelli che ci ascoltano, tu che cosa vuoi dire? Guarda, come mi sento oggi di dirgli che bisogna impegnarsi e mettercela tutta, perché se no non vanno da nessuna parte. Anche se ti senti pronto mentalmente, tutto, però quando metti i piedi fuori è tutta un'altra realtà. La rinascita è possibile, ci occorre solo molta volontà. Vabbè, su questo sapete come la penso. Diciamo, da quel mondo io sono sempre del parere che non si esce mai, capito? E bisogna stare sempre, come si dice, sul chi va là. Con la guardia alta. Sì, perché è una spirale proprio. Io ho avuto sempre questo concetto e me lo porterò sempre con me.
Noi siamo convinti che tu sarai capace di sostenere la tua famiglia e auguriamo a te e alla tua famiglia tanta felicità. Grazie mille, grazie. Il Salvatore del Mondo, dove è nato? È stato. Benissimo, dove è la strada? E diventate che cosa poi? È diventato un faro di luce. E che cosa di meglio che dove prima era una strada e trasformarla in un luogo di preghiera, dove noi ci riuniamo tutte le domeniche e anche tutte le domeniche per la celebrazione, tutti i giorni a mezzogiorno per un poco di rosario, non tutto quanto perché sennò si stressano, però vedo che lo fanno molto, molto di buon grado. E noi ci aspettiamo molto da questo posto, da quello che nasce qui, o che può nascere. E d'altra parte è tanto la voglia che voi recuperiate le vostre proprietà, che ci attacchiamo a qualsiasi cosa, perché tutto potrebbe essere la pietra filosofale, come si diceva una volta. Comunque ci aspettiamo sempre una benedizione, un aiuto costante dal Signore, perché l'opera che noi abbiamo intrapreso è altamente difficoltosa. E noi sappiamo che senza il suo aiuto nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa, nulla è nell'uomo che ecco, si possa creare se non c'è l'aiuto vero di Dio. E noi ci crediamo e cerchiamo in qualche modo di far sì che si possano coltivare questo rapporto così personale con colui che è il Signore della vita. Detto questo, Eccellenza, grazie per questa sua visita, che più che una visita è una condivisione di vita. Il Vescovo oggi condividerà con noi mezza giornata, ma credo che prossimamente qui là, quando sarà più libero, verrà per stare un giorno intero insieme con noi e ci darà. Allora ci darà spirito, vita veramente, ci darà delle cose belle e soprattutto io credo che ci darà quelle cose di cui voi avete veramente bisogno. E che cosa? Di recuperare il senso e il valore della vita, che è la cosa più meravigliosa che ci possa essere, il senso e il significato della vita, che vale la pena di essere vissuta soltanto però se ci sono certi componenti e certi orizzonti. Grazie Eccellenza e preghi sempre per questi poveri cristi, i quali portano una croce troppo pesante. C'è bisogno di un cireneo, vedrai cosa può fare, di tanto che aiuti a portare la croce di questi poveracci. Io incomincio ad avere difficoltà, queste croci diventano troppo pesanti ogni giorno perché sono più vecchio di Eccellenza io, però si vede che sono più vecchio? No, ti mantieni il gioco. Sembra più vecchio lui che io. Allora, parola è quello che si vede, quello che c'è, va benissimo. Quindi avrà un compito ulteriore a tutti quelli che ha di pregare per questa porzione di popolo di Dio che crede, che spera, che soffre. Grazie dell'accoglienza familiare. So cosa c'è dietro la preparazione, perché ho avuto a che fare anch'io con qualche comunità, e quindi ancor più grazie, perché preparare questo momento è stato per voi impegnativo. Poi, per quanto riguarda Padrelino, che ha paura che il peso, la croce, sono tutte fesserie, perché il nostro Signore, quando dà una croce, dà anche la forza per portarla. Il guaio qual è? Che noi dalla vita ci pigliamo le croci, però la forza per portare le croci non ce la pigliamo. E allora restiamo solo con la croce addosso. E più non ci pigliamo quanto è necessario per portarla, più pesa. Allora voi la croce ce l'avete, ma ce l'abbiamo tutti, diversa, ognuno con la propria responsabilità, che neanche avranno andate gli altri, ve la siete cercati pure voi. Quindi ognuno con la propria responsabilità, però sono croci che possono essere portate, ma abbiamo bisogno di aiuto per portarle. Beh, Dio si preoccupa di questo e si prefigge di aiutarci a portare le nostre croci. E quindi affidiamoci a Dio con la preghiera, ma con la consapevolezza che qui siete presenti come comunità,
Celebriamo l'Eucaristia, questa era una stalla, Gesù è nato in una stalla, non ci ricordava Paradina, eccetera, eccetera. Siete convinti che Dio è presente in questa comunità sempre? Sì. E questo è fondamentale. Se è sempre presente, significa che il suo tentativo è quello di rendervi forti per portare le croci che ognuno di voi ha e per poterle superare. Allora affidiamoci al Signore con questa intenzione. E iniziamo l'Eucaristia nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Adesso dobbiamo chiedere perdono al Signore. Se dovessimo chiedere perdono di tutto, ce l'andiamo domani mattina soltanto, no, che è appena iniziata la messa. O no, siete santi voi? No, siamo santi. Non vi preoccupate, pure io non sono santo, per cui pure io avrei un bel po' di cose da raccontare. Io dico, chi non è santo può uscire fuori. E infatti, chi non è santo è peccatore, però, perché sennò sono solo. E quindi la cosa che dobbiamo fare adesso è chiedere perdono a Dio dei nostri peccati. E soprattutto dei peccati che hanno avuto incidenza nel male sugli altri. Perché se io mi faccio male da solo, sono responsabile, non proprio sono fatti miei, ma faccio un danno a me. Però mia moglie, mia madre, i miei figli, fratelli, sorelle, amici, credete che soffrono. Allora chiediamo perdono a Dio per le sofferenze che abbiamo procurato, non con l'intenzione cattiva verso di loro, perché non eravamo liberi di poter porci nei confronti degli altri con amore. Allora chiediamo perdono a Dio del male che non abbiamo pensato, scelto, in coscienza voluto, ma che comunque abbiamo fatto a tante persone. E che la misericordia di Dio ci rimetta in comunione con loro. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore, figlio dell'uomo, io ti ho costituito sentinella per gli israeliti. Ascolterai una parola dalla mia bocca e tu ti avvertirai da parte mia. Se io dico all'empio, empio, tu morirai, e tu non parli per distogliere l'empio dalla sua condotta, egli, l'empio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte chiederò conto a te. Ma se tu avrai ammonito l'empio della sua condotta perché si converta ed egli non si converte, egli morirà per la sua iniquità. Tu invece sarai salvo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Il Signore è mio pastore. Il Signore è mio pastore. Il Signore è mio pastore. Non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Il Signore è il mio pastore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore. Se dovessi andare in valle oscura, non potrò temere alcun male. Il Signore è il mio pastore. Alleluia, alleluia, alleluia. Voi state in comunità perché in comunità si vive la possibilità di essere di aiuto agli altri e di lasciarsi aiutare. Da solo non si va da nessuna parte. E infatti si sperimenta non soltanto per le vostre situazioni, ma anche per quelle di chi vive fuori. Chi vuole essere, chi si isola dagli altri o pensa di poter badare a se stesso da solo, non va da nessuna parte di fatti nella vita. Perché noi siamo una comunità, perché il nostro Signore ci ha costituiti fratelli gli uni degli altri, figli dello stesso Padre, fratelli con Lui. E poi abbiamo pure la Mamma Celeste, della quale siamo tutti figli.
Allora questo implica che io non posso non preoccuparmi anche dell'altro, dell'attenzione all'altro, di quello che l'altro è e vive. E infatti, se voi ci pensate, questa è la comunità. Perché a Pallerini, ma chi gliel'ha fatta fare con tutte le parrocchie che ci stanno, sarà qua presso a voi. E sarà da tanti anni. Le operatrici, sì, vabbè, qualcuno sarà pure stipendiato, che è pure giusto, ma fanno comunque volontariato con il cuore, perché pongono il cuore. Ma chi glielo fa fare? Allora, c'è il dare agli altri e il ricevere dagli altri. E voi dovete fare esperienza di questo aspetto, che è il più elementare, il più semplice da comprendere, che non si vive da soli, si vive assieme agli altri, in una famiglia, in un ambiente con una comunità, amici e roba del genere, perché io ho qualche cosa da dare agli altri e gli altri hanno qualche cosa da dare a me. Questo significa quello che dicevo la prima lettura, che tu devi dire all'altro se sta sbagliando, eccetera, eccetera, perché sei responsabile anche dell'altro. E chissà quante volte le persone che vi amano vi avranno detto così, 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 e da una orecchia andare dall'altro uscire. Perché loro erano responsabili e si rendono responsabili nei vostri confronti perché vi amano. E voi state qui per imparare ad amare. Poi per imparare tutto il resto. Cosa fare, cosa non fare, soprattutto magari cosa non fare. Ma se manca l'amore, manca il motivo fondamentale. So che forse alcune cose dovrei dire dopo, padre mio. Quando ho avuto a che fare con una comunità nella quale ci andavo spesso, e un ragazzo stava in preaccoglienza e quindi stava in astinenza e la mattina dopo doveva entrare in comunità. Questo era uno di 1,90 m, con le spalle così, tanto che adesso fa il sub, per dirvi il fisico che aveva. Me lo sono ritrovato a casa alle 2:30 di notte del mattino, è venuto a bussare. Che fai qua? Don Bia, non ce l'ho fatta. Ma come sei uscito, visto che la porta è chiusa, a casa? No, mi sono calato dal tubo di scarico. La prima grazia è che non sei ammazzato. E poi è venuto a me e ha detto, però io capisco che ho sbagliato, voglio entrare in comunità. Ma come ti è venuto in mente? La signora è una bella donna e io l'amavo. Sapete cos'è la signora, sì? Sapete? Come si chiama adesso? Perché io forse sto ai tempi vecchi. La chiamavano la signora, che un conto è farsi ripetere la signora da quella che si sniffava. E lui ha detto questo perché era una questione di amore, un amore viziato, un amore malato, un amore artificiale, un amore che faceva il male e che determinava il male. Allora cosa significa il vostro essere in comunità? Fare un cammino per riconoscere il vero amore. E sta là, dove sta il bambino? C'era la signora prima, uno di voi che aveva il bambino in braccio. Quello è l'amore di cui si può essere capaci. La capacità che avete stando qui così adesso, con serenità. L'amore è il motivo per cui tutto il resto può essere tolto. E allora voi dovete mettere nel vostro cuore quanto più amore possibile. E nella vostra vita quanto più amore possibile. Una volta a scuola insegnavano i vasi comunicanti, ma è facile da capire. Se io piglio un tubo, lo taglio a metà, faccio una U con il tubo e ci metto il vino, che non fa tanto bene sempre, ci metto il vino, per toglierlo posso fare due cose, o svuotarlo e non rimane niente, o ci butto dentro l'acqua. Con una pompa mi metto acqua, 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 alla fine il vino andrà via, resterà solo acqua. Voi nel vostro cuore dovete mettere l'amore vero, perché vada via tutte le forme, vadano via dell'amore malato. Questo ci chiede il nostro Signore. Perché poi nostro Signore? Che c'entra il nostro Signore? Questo lo possiamo imparare per conto nostro. Beh, vabbè, nostro Signore è uno che era esperto di amore, ha dato la vita per amore, l'ha pagato l'amore che aveva e l'ha pagato sulla croce, morendo. E poi non è che ha detto, vabbè, io do la mia vita per Padre Lino, per Don Biagio, per Mimmo, per Tizio, do solo per loro. No, lui ha dato per tutti. E magari voi arrivate al primo posto come persone per le quali ha dato la vita. Però bisogna capirlo questo e bisogna entrare in relazione con lui e lasciarsi dare il suo amore,
il suo insegnamento. Per questo dice: io sono la porta. Per entrare in un luogo non si può sfondare una finestra o sfondare una porta, bisogna aprire la porta o bussare, che qualcuno te la apra. Sfasciare non è cosa buona, lo sapete. E allora la porta bisogna bussare, e voi se bussate al cuore del Signore, può mai il Signore dire: no, io mi faccio i fatti miei, non ne voglio sapere, tu sei un disgraziato, hai fatto tanto male, vattene via, non ne voglio sapere. Può fare questo Gesù Cristo? No. Non esiste, non sarebbe lui. È morto per aprire la porta, e oggi la apre a tutti quanti noi. E allora apro la porta perché si possa entrare, non per vedere che bella casa, vedere cosa pregarsi, cosa prendersi, scusate il termine, ma per vedere come vivere. E allora incontrare gli altri. Allora questo è il modo con il quale il Signore ci dice di entrare attraverso Lui, che la porta nella sua casa, nella sua amicizia, nella relazione con Lui. E poi c'è un'altra cosa straordinaria che si sottolinea sempre poco circa la porta nella quale entrare. Dalla porta si entra soltanto. Si esce. Si esce! Ed è una cosa sorprendente che non si considera mai. Soltanto chi ha provato le sbarre sa che significa voler uscire. E qualcuno di voi sicuramente sa. Si esce, perché il Signore, una volta che entriamo, sta con noi, parla con noi, diventiamo amici, ci fa da mangiare, condivide con noi e poi dice: venite, e poi dice: venite con me. E usciamo con Lui per andare nel mondo come persone nuove, per seguirlo nella strada dell'amore, nel cammino dell'incontro con gli uomini, con gli altri, con il bene, quello che desiderate. Che non crede che voi non desiderate amare gli altri, o amare le persone che stanno a casa, o le persone che ricordate di aver incontrato? Non ci credo. E se vi dite: no, io non voglio amare nessuno perché tutti sono cattivi, non ci credo. Dite delle fesserie, ingannate voi stessi. Che vi piace se uno vi dice buongiorno? Vi piace un'attenzione? Sì. E perché non pensate che piace pure agli altri, soprattutto fatta da voi? Allora dovete avere questa consapevolezza, che è bella, che voi siete persone buone nella possibilità, cattive nella possibilità. Ma questa è una responsabilità che sta a noi. Ma per farci aiutare dobbiamo attraversare la porta, che è Cristo, e Cristo ci aiuta. Per conto vostro leggetevi un po' il Vangelo. Dite una cosa brutta che dice il Signore. Troverete pazienza, amabilità, amore, dono di sé, carità, forza, coraggio, fede. Troverete tutte le cose più straordinarie che l'uomo ha e che Dio gli ha donato. E possiamo ritornare ad essere quelli che siamo secondo il cuore e l'amore di Dio. Vanno bene qui? Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Dottoressa, da quanto tempo fa questo lavoro e che tipo di missione svolge in questa comunità?
Allora, io sono un'assistente sociale specializzata, lavoro nelle comunità di Padrelino da circa 9 anni, quindi è passato già un po' di tempo. E non solo lavoro qui alla Valle, nella sede operativa di Toro, ma anche a Rotello, nell'altra sede operativa di cui sempre Padrelino è il presidente. Diciamo che le comunità hanno 2 profili terapeutici differenti, per cui insomma il mio lavoro è abbastanza impegnativo. Sicuramente una persona piena di valori sia dal punto di vista deontologico, ma cosa occorre per abitare una comunità in situazioni così difficili? Allora, diciamo che qui in comunità ogni giorno si respira dolore, sofferenza, senso di frustrazione. E quindi non è, innanzitutto io come professionista tengo al rispetto del codice deontologico e quindi sono dei valori che mi appartengono. Però anche come persona e lavorando accanto a Padrelino non potrei non condividere il valore della speranza, no? Da restituire ai ragazzi di Padrelino, il valore di una possibile rinascita. E quindi in tutti questi anni qual è il tesoro che ti porti a casa? Di tesori me ne porto tanti, perché la presenza di Padrelino è una presenza carismatica e aver avuto questa opportunità di lavorare insieme a lui sicuramente ho riscoperto e valorizzato ancora di più quella che è la dignità e il rispetto per ogni singola persona e quindi anche per ogni suo ragazzo. Grazie mille. A lei. Dottoressa, la sua è una missione particolare all'interno di questa comunità, quale? E dunque, il mio ruolo all'interno della comunità è quella di fare psicoterapia con i ragazzi. Sono psicologa, psicoterapeuta e quindi li seguo in un percorso che li accompagna dal punto di vista psicologico, ma anche altro, perché in questi ambienti a volte bisogna lasciar perdere alcune regole, no, della nostra professione per andare incontro ad altre esigenze che possono essere anche proprio più di natura umana. Quali sono gli aspetti negativi e positivi di una missione come questa vissuta con i giovani? Sicuramente l'aspetto più gratificante, quindi direi quello più positivo, è dato dal fatto che noi attraverso la relazione che instauriamo con questi ragazzi riusciamo a dargli un modello diverso. Loro spesso provengono da situazioni familiari e di vita molto difficili, disperate e hanno molti traumi dal punto di vista della relazione e dell'affettività, e noi con il nostro comportamento e l'accompagnamento che facciamo quotidiano, non lasciarli soli mai, anche di fronte all'errore, allo sbaglio, gli mostriamo un modello relazionale diverso a cui non sono abituati. Sicuramente questa è la parte più importante. Forse il limite che abbiamo in comunità è dato dal fatto che a volte ci sono delle interruzioni del trattamento, perché o ci sono scarcerazioni in atto, oppure i ragazzi abbandonano il percorso perché non riescono a portarlo a termine. E questo è un aspetto sicuramente negativo, perché ovviamente la continuità non è garantita sempre in questo luogo. Per i giovani che ci ascoltano, quant'è importante farsi aiutare per ritornare a nascere? Sicuramente nei loro casi l'aiuto quasi mai è arrivato, e soprattutto non un aiuto senza scopi, senza fini, no? Altri. E quindi per loro è proprio una rinascita, è un modo per ricominciare questo, è un modo per capire che le persone possono anche essere a loro solidari, possono anche dare una mano e non sono sempre a loro avverse. Tanti volti incontrati, un'esperienza che ricorda e che vuole, che ha segnato il suo cuore. Sicuramente le esperienze più belle sono state quelle che sono andate al di là dell'incontro in comunità.
per cui questi ragazzi a volte si fanno risentire, ti contattano, ti vogliono far sapere che stanno bene, ti danno notizie magari di una nascita, di un figlio, e tu magari riesci anche a contribuire, questo è successo, con dei piccoli doni, no? Portando loro per esempio i vestiti dei tuoi figli che non gli vanno più, piuttosto che qualcosa per la scuola, e riesci a dare una mano anche in questo senso, in maniera un pochino anche più concreta, anche dopo, oltre l'esperienza comunitaria. Grazie mille. A voi. Hanno fatto un bel lavoretto che vorremmo dare a Sua Eccellenza come segno e ricordo di questa visita alla nostra comunità. Il maestro Venga, ecco questo barbuto, il quale ha tutte le virtù di questo mondo. E anche la faccia della scuola. Sì. Allora, questo è il mosaico che hanno fatto durante le ore di mosaico. I ragazzi, il maestro gentilmente potrebbe anche spiegare di che si tratta. Infatti, beh, diciamo che non a caso. C'è una porta di sera. Ma io non so, è stata una casualità. Abbiamo scelto bene. Abbiamo scelto bene. Rappresenta un pochettino quella Dio incidenza. Sì. Diciamo che la potevo rappresentare il percorso che fanno loro all'interno, e c'è la porta che porta qui. Che non è aperta, è socchiusa la porta. La speranza della libertà, del tornare a vivere, quindi con il sole. C'è un sole che è lì per nascere. E disperdere te. Sì. Non l'ho fatto io. Non diciamo chi l'ha fatto, diciamo che l'hanno fatto tutti i ragazzi, tutti i ragazzi, bene, ognuno diciamo, a modo proprio cerca di ognuno a modo suo partecipare. Infatti si vede, grazie, senz'altro lo metteranno in un luogo opportuno, e soprattutto quando guarderà questo quadro si ricorderà di questi poveri figli, i quali hanno avuto la pazienza di mettere un tassello dopo l'altro. E che non è facile. E non è una cosa facile, va bene. Io ma vado a mettere la vita i tasselli una alla volta. vado a rifare un mosaico della propria vita. Effetto dopo. Si potrebbe. Poi vi racconterò, se ci sarà il tempo, una cosa riguardo il mosaico, una storiella, poi eventualmente se c'è il tempo che la racconterò. Sì. Quindi grazie, vi porterò con me. Vedrò di metterla dopo una porta, o all'ingresso o all'uscita, così quando entro e quando esco vedo la porta, pensa a voi, sperando che usciate. Grazie. Buongiorno a tutti, le comunità La Valle e il Girasole. A Padre Lino è un buongiorno particolare e per voi Eccellenza. E Casa Martina, che vi vuole salutare, ma soprattutto ringraziare. Ringraziare perché grazie a questa struttura che opera ormai da 8 anni, grazie a Padre Lino e l'aiuto di tutto lo staff che si impegna giorno per giorno nel dare supporto, aiuto, ma soprattutto speranza a noi mamme in difficoltà. Casa Martina è stata creata con l'intenzione di aiutare proprio noi mamme nel ricominciare a sperare in una vita migliore, iniziando proprio dai nostri figli, con la scuola, nelle cure mediche e facendo sì che ai nostri figli abbiano di nuovo il senso di famiglia ormai perso da tempo. Grazie per l'ascolto, un grazie particolare a Padre Lino, che in questo caso non ci fa mancare nulla, e un ringraziamento speciale va a Vostra Eccellenza per questa giornata speciale. Grazie. Adesso a quelli che stanno bene, quelli che stanno buoni. Rotello. Sua Eccellenza Padre Biagio Colaianni, il suo arrivo è un evento importante per la nostra comunità e per questo le porgiamo il nostro più caloroso benvenuto. Siamo certi che ancora una volta la Chiesa abbia saputo fare una scelta saggia inviandolo in questa comunità per essere guida sicura proprio grazie alla sua esperienza e personalità, nell'aiutare a proseguire a riscoprire la forza della speranza, della giustizia e della solidarietà. Noi siamo i ragazzi della comunità Girasole di Rotello ed è una forte emozione averla tra di noi. La nostra intenzione è che
che vorremmo continuare a percorrere fin da subito con la sua guida e con il nostro padre Lino la strada per orientare la comunità verso le cose fondamentali ed essenziali. E per non perdere la rotta, anzi per far sì che la parola di solidarietà e fratellanza possano poggiare costantemente su gesti concreti e di speranza. Crediamo profondamente che il suo arrivo accenda quindi molte aspettative, soprattutto per le nostre problematiche, che a volte altre istituzioni sottovalutano. Chiediamo inoltre di pregare per noi come noi pregheremo per voi. E allacciandoci a un testo di una nota canzone che dice: mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. L'augurio che oggi ci facciamo per questa visita pastorale sia l'occasione per noi di comporre insieme nuovi spazi e di far nascere straordinari desideri che saranno, che sanno di bene perché originati nel bene, per il bene della comunità. Desideri che ci richiamano a tornare all'essenziale, che fanno dell'essenziale la nostra ragione di vita. Auguri dalla comunità del Girasole. Grazie. Come ti chiami? Michele. Da dove vieni, Michele? Campobasso. Ah, Campobasso. Campobasso, però stai. Allora, io lavoro in questa comunità da 4 anni e sono la psicologa insieme alla collega della comunità La Valle e anche della comunità Il Girasole. Quindi mi occupo sia degli interventi individuali che di gruppo. Quindi condivido quello che lei prima stava dicendo, che comunque in gruppo il gruppo è potentissimo, quindi diciamo lavoriamo su dinamiche, appunto su quello che accade poi tra di loro, quello che accade nella quotidianità in qualche modo viene riformulato, viene condiviso e data una lettura di gruppo. E il lavoro diciamo, con loro è un lavoro basato sulla fiducia, sulla relazione, che poi è l'aspetto principale, e sugli aspetti clinici, perché appunto diciamo, la doppia diagnosi ci costringe in qualche modo a fare un lavoro ed è necessario fare un lavoro anche sugli aspetti clinici. Però la cosa importante è in qualche modo costruire un'alleanza terapeutica con loro, quindi una fiducia. Esatto. Se non c'è, loro si affidano, soprattutto nella prima fase, no? Dopo la fase dell'accoglienza, loro si affidano in qualche modo a noi. Poi anche per noi è gratificante quando riusciamo comunque a cogliere dei piccoli miglioramenti e quando loro ci dicono: faccio questo perché me lo dice padre Lino oppure me lo dice lei, no? Che sembra quasi c'è abbastanza motivazione, però c'è la relazione, cioè lo faccio per te, lo faccio perché lo dice padre Lino. Quindi questi sono, diciamo, quei piccoli momenti anche di gratificazione in cui ci rendiamo conto che comunque il nostro lavoro è importante e riusciamo poi a smuovere qualcosa, anche se è complesso, le loro storie sono complesse, i loro vissuti sono complessi, esatto. Però insomma il nostro lavoro poi è anche questo. Va bene, puoi andare. Sì, grazie. Grazie. In queste realtà dinamiche, non prive di difficoltà, ognuno ha la possibilità di cambiare, diventando uomo nuovo, di sperimentare il dove non arrivi tu c'è l'altro, assaporare la gioia di chi si è ritrovato, la gioia di essere e di fare il bene.